Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ragazzi, oggi facciamo i pronostici della 34esima giornata di Serie A. Il campionato si avvicina alle sue fasi finali, quindi ci sono partite che saranno divertenti perché non c'è più nulla da giocare, ma ci sono partite molto interessanti, come ad esempio questa giornata c'è lo scontro salvezza Genoa-Lecce e poi c'è Juve-Lazio. Bellissime queste due partite. Prima di iniziare i pronostici, voglio fare i saluti ai miei nuovi iscritti. Saluto Poor Players, Giuseppe Gamer e Mark Int 17. Mark Int 17 era già iscritto, l'ho risalutato ancora. Mi raccomando, tutti questi ragazzi che ho salutato hanno un canale, quindi iscrivetevi ai loro canali. E adesso cominciamo con i pronostici. Si parte con Verona-Atalanta. Ragazzi, dove c'è Atalanta, ci sono i gol. 93 gol fatti, una macchina proprio creata per fare i gol. E qua ovviamente io metterei un over 2,5. Cagliari-Sassuolo, Cagliari-Sassuolo vede di fronte due squadre. Il Cagliari leggermente in fase calante, forse perché mentalmente sono già un po' in vacanza, non ci sono obiettivi. Il Sassuolo sta giocando molto bene, ha fermato la Juventus sul 3-3, il 3-3 che è proprio un risultato ormai diventato classico per il Sassuolo. Io direi che qua ci potrebbe stare tranquillamente un gol. Milan-Bologna, allora il Milan che si gioca ancora un posto in Europa col Napoli, perché 53-53, la Roma ha 57, ma comunque raggiungibile. Il Bologna sì che è in una situazione di metà classifica, ma sta dando fastidio un po' a tutti. Io qua direi che comunque l'1,60 del Milan in casa va giocato 1. Parma-Sampdoria, adesso la Sampdoria è un po' più rilassata, vede la salvezza, diciamo che ci siamo quasi ormai. Il Parma è rilassato da tempo, qua ci potrebbe stare un over 1,5. Genoa-Lecce, attenzione, attenzione, partita importantissima come vi accennavo prima. Genoa 30 punti, Lecce il 29, qua chi vince mette diciamo una serie ipoteca soprattutto mentale sulla salvezza. È molto difficile da pronosticare con l'1x2, io qua metterei un multigol 1-4. Napoli-Udinese. Stesso motivo del Milan, si sta giocando un posto in Europa League, anche se mi pare che vincendo la Coppa Italia c'è già. Però diciamo che l'Udinese ha fatto dei buoni risultati, ha fatto punteggio un po' più vicino alla salvezza, comunque direi che l'1 del Napoli ci potrebbe stare a 1,75, quota molto molto bella. Fiorentina-Torino, oh, adesso Torino a 37, Fiorentina a 39, sono praticamente salve, si incontrano probabilmente un pareggio proprio darebbe proprio tranquillità ad ambedue le squadre. Qua o mettiamo l'X oppure un under 3,5, perché comunque secondo me non ci saranno tutti questi gol. Brescia-Spal, ragazzi, che partita tra l'ultima e la penultima. Qui ci si gioca solo l'onore, l'orgoglio di non arrivare ultime. E secondo me sarà una partita aperta perché comunque non c'è nulla più da perdere e direi che potrebbe starci un gol. Chiudiamo con Juventus-Lazio, match proprio match della giornata, oltre a Inter-Roma che io non pronostico, quindi per me Juve-Lazio il match di giornata. Sono due squadre che non stanno andando molto bene. La Juve l'ho vista col Sassuolo, giocato malissimo. La Lazio dal suo canto e non vince da quattro partite e soprattutto sta facendo fatica a segnare. Direi che, data la quota della Juve che ha 1,80 in casa, se proprio devo scegliere, gioco l'1 della Juventus. Va bene ragazzi, chiudiamo qua i pronostici. Io come sempre vi consiglio di non scommettere tutte le partite insieme perché è sempre difficile prenderle tutte. Scommettete in singolo o al massimo tre partite. Andate a vedere il mio video che si chiama Tre metodi per scommesse vincenti e prendete spunto. Io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale lasciando un bel mi piace. Vi auguro di vincere tanti soldi. Ciao!